Edoardo Rosso ha vissuto la vera bohème del periodo della fine Ottocento. Ha iniziato a Milano, è sempre stato un ribelle anche in famiglia, però era bravissimo nel disegno, ha avuto dei premi per la calligrafia a scuola perché aveva una grande capacità tecnica. Poi ha lasciato la famiglia, è andato a Parigi perché ha capito che a Milano stava stretto ed è arrivato praticamente senza soldi perché la famiglia l'ha completamente abbandonato. Lui è vissuto finendo anche in ospedale per mancanza di cibo, per il freddo, si è ammalato, è vissuto nel sottoscala fino a quando è riuscito ad avere un suo studio perché ha cominciato a essere conosciuto. In famiglia si è sempre parlato di questa, ho sempre i ricordi dei nonni, di questa presenza piuttosto scomoda, perché era un personaggio molto difficile, molto particolare, che non aveva mai orari, che entrava in casa tutte le ore. La mia nonna si ricorda che le portava le bambole, poi le portava via, e quindi è sempre stato visto come un personaggio molto scomodo. Ha lasciato la famiglia col figlio piccolissimo, il quale Francesco ha dovuto mettersi a lavorare fin da piccolo per poter sopperire all'assenza del padre, e quindi un personaggio che va visto a distanza. Negli anni 90 muore la mia nonna, io mi inserisco personalmente nell'archivio, comincio a ristudiare le carte, a riprendere contatti, fino alla pubblicazione nel 2009 del catalogo ragionato, perché abbiamo fatto un grande ordine anche nella grossa messe di copie che sono state fatte, perché Rosso ha avuto un grandissimo successo, perché è stato anche molto copiato, questo vuol dire che interessava. E abbiamo cercato di creare un po' di ordine nella confusione che era stata fatta. E abbiamo fatto delle mostre, c'è stata una mostra a Venezia nel 2007, nel 2006 a Berlino sulla fotografia, e abbiamo appena chiuso una mostra a febbraio a Rotterdam al Museo Boijmans e adesso finalmente siamo arrivati a New York. Questa è la seconda installazione annuale qui al Center for Italian Modern Art. Non è una mostra che nasce da degli studi, ma è una mostra che vuole proporre degli studi, quindi vuol dare più aperture possibili, più domande possibili, più spunti possibili per aprire un dibattito e cercare di guardare le cose con occhio nuovo, con occhio fresco. Credo che ci sia molto interesse, tanto è vero che nel febbraio del 2015 ci sarà una sessione di studi dei curatori americani proprio sulla riscoperta di Medardo Rosso. Abbiamo scelto quest'artista perché è un artista appunto su cui gli studi stanno convergendo da molte parti, anche a livello internazionale, e peraltro è stato noto qua a New York, soprattutto negli anni 50 e 60. È stato molto apprezzato questa mostra che è stata al MoMA, è stata una consacrazione molto importante. Margaret Scolari Barr ha fatto degli studi eccezionali. Quindi una grossa attenzione negli Stati Uniti che però poi si è un po' diluita nel tempo. Ci sono state poche mostre dopo questi episodi, poche mostre pubbliche soprattutto, e in questo tempo l'evoluzione della lettura critica è molto cambiata, si è caratterizzata su altri temi. Il tema della fotografia è anche molto nuovo perché per molto tempo non è stata conosciuta, e lui era conscio che faceva un lavoro che al suo tempo nessuno poteva capire, e quindi le fotografie non sono state esposte per moltissimo tempo. Rosso ha fatto una ricerca sperimentale incredibile per quel tempo, rifotografando molte volte le stesse stampe, cambiando l'esposizione alla luce, aumentando i contrasti, rendendole più evanescenti. Quindi diciamo che è un lavoro molto che lui ha condotto sulle varianti, e questo abbiamo cercato di riprodurlo attraverso le varianti di materiale e le varianti di genere. Io ho un solo criterio: lavorare al livello più alto possibile, nella miglior modo possibile, cioè offrire delle cose veramente di qualità straordinaria, presentate in un modo eccellente.
Devo dire che la risposta è enorme, l'interesse è molto forte e sembrava quasi che di questo si sentisse in qualche modo un vero bisogno.